Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video. Parliamo di nuoto, una notizia brutta brutta. Appena terminata la gara di Benedetta Pilato, le batterie, Pilato fuori dalla finale. Malamente proprio perché veramente brutta brutta, sto parlando dei 100 rano ovviamente, femminili. Brutta brutta e tra l'altro poi squalificata per una irregolarità, non ho capito dove, come e perché però. Se l'hanno ravvisata, evidentemente c'è, ma comunque sarebbe stata per il podio comunque dura. Dura anche perché nella batteria successiva la sudafricana poi ha fatto record olimpico, quindi anche lei per il podio, insomma, sarebbe stata dura per il podio, un podio chiuso forse, ma cioè, la speranza è l'ultima a morire, può sempre uscire comunque la gara perfetta o quasi, o magari la gara un pochino sbagliata, un pochino sottotono da parte di un'avversaria, quindi, ma neanche qualificarsi alla finale nuotando male e venendo squalificata, veramente disastro totale. Dall'altra parte, però, mi sento anche, cioè, non la voglio crocifiggere perché ha 16 anni, record del mondo su 50 rana, che non è specialità olimpica, purtroppo, altrimenti potremmo parlare comunque di una medaglia per lei in un'altra disciplina, ma cioè in un'altra lunghezza, voglio dire. Ma Olimpiadi all'individuale che iniziano e finiscono praticamente in un batter d'occhio, c'era tanta attesa. Prima Olimpiade per lei, ma la verità è che forse questa non era letteralmente la sua Olimpiade. Se si fosse svolta l'anno scorso, come da programma, insomma, non ci sarebbe andata. Si rinvia di un anno, ci va e flop totale. Quindi, evidentemente no, non era la sua Olimpiade, 16 anni, ci vediamo quando ne avrà 19 ormai, fra 3 anni, Parigi 2024, e lì potrebbe veramente essere la sua Olimpiade, speriamo bene. Ovviamente credo dovrebbe essere in gara comunque nelle staffette, vediamo cosa riuscirà a fare. Fatto sta che in questa gara dove era molto attesa, anche se per il podio, ripeto, era difficile comunque, delude le aspettative, delude le attese, ma ripeto, d'altro canto mi sento anche di assolvere o quantomeno non crocifiggerla. Come ha detto proprio poi Martina Carraro, che si è qualificata al turno successivo e ha detto, cioè praticamente ha preso le difese della Pilato dicendo che è giovanissima, ha 16 anni e veramente ha un futuro davanti e c'è anche da capirla, comunque tutti possono sbagliare e possono cadere in una giornata, in una gara storta. Peccato che sia arrivata proprio quest'oggi. Magari avrà influito il fatto delle gare, vabbè che in questo momento comunque è sera lì in Giappone, mi stavo sbagliando con le gare al mattino, anche qui è partita una polemica e adesso ne discuteremo. Fatto sta che Benny Pilato viene eliminata e non si è qualificata per la finale. Una bella coltellata, diciamo così. Ma andiamo a vedere comunque gli altri risultati. Partiamo subito dalle gare che si stanno svolgendo in questa serata giapponese, in questo primo pomeriggio italiano. Panziera bene comunque nei 100 dorso femminile. Ovviamente alla sera in Giappone si svolgono solo le batterie. Bene Panziera che avanza comunque buon tempo sotto il 60 e nel 200 stile maschile, benissimo Stefano Ballo, che si qualifica molto bene, direi, e anche Dicola che entra per il rotto della cuffia, entrambi ovviamente qualificati alle semifinali. Poi purtroppo di Benedetta Pilato, l'abbiamo detto, di Martina Carraro che si è qualificata, l'abbiamo detto, sempre nei 100 rana, e fra pochissimo è l'ora di Ceccon e Savioni nelle batterie del 100 dorso maschile e poi ovviamente la 4% stile maschile dove c'è ovviamente l'Italia e batterie anche qui. Ma facciamo un passo indietro, torniamo nella notte italiana,
C'erano degli italiani in finale, degli italiani anche in semifinale, vediamo come è andata. 100 delfino femminili, niente finale purtroppo per Elena Di Lido e la Bianchi, non ce l'hanno fatta purtroppo, vabbè. Finale dei 400 misti, Razzo Razzetti, non brilla, ma nessuno brilla, diciamo così. Forse, ed è qui che arrivo con quel discorso che avevo accennato prima, insomma, delle gare al mattino. È stato deciso comunque di mettere le finali nella notte italiana e quindi al mattino giapponese per favorire comunque gli Stati Uniti a livello proprio di orari e di fuso orario. E questo, certo, è mattina per tutti lì in Giappone, quindi non deve assolutamente essere una scusante, si sapeva da tempo, ma chissà che questo non abbia influito sulle prestazioni di italiani. Razzetti comunque ci ha provato, non malissimo, certo, c'è rammarico nel vedere che col tempo che ha fatto che aveva notato ieri, con il 4 e 10 notato ieri, avrebbe vinto l'argento nella finale questa notte. Quindi però i tempi si sono alzati per tutti e quindi finali veramente molto più lente di quello che ci si aspettava e di quello che era pronosticabile. Peccato quindi solo per questo motivo qui. Gabriele Detti invece nei 400 stile maschili continua a deludere, non è proprio, non è in forma, semplicemente non è in forma. E anche qui tempi molto alti e esce fuori la prima grossa sorpresa, l'oro del tunisino Afnaoui, che si era qualificato per il rotto della cuffia alla finale e vince l'oro, cioè un qualcosa di incredibile, neanche lui ci credeva, non credo al doping, credo solamente alla combo, gare della mattinata più tempi alti e sorpresa che esce fuori, certo se uscisse fuori che fosse dopato. Sarebbe un qualcosa di clamoroso, ma spero di no, ovviamente. Cioè, un qualcosa di incredibile, comunque. Cioè, che se fosse stato quotato, sarebbe stato quotato, penso, 80, una vittoria di questo tunisino. Quindi, per farvi capire, insomma. Finale, terza e ultima finale, in cui era presente un'italiana, la finale dei 400 misti al femminile. Ilaria Cusinato, non bene. Ci si aspettava ovviamente molto di più anche da lei e certo una piccola speranza c'era perché dopo quello che è successo nei 400 stile maschili magari la speranza sotto sotto che potesse scapparci una sorpresa c'era, ma in queste prime 2 giornate stiamo dimostrando che non siamo tipi da sorprese evidentemente. Oro alla giapponese Ohashi, che è veramente, secondo me, stilisticamente soprattutto una grandissima atleta, grandissima nuotatrice, cade il regno di Katinka Ohtsu che chiude fuori dal podio in quinta posizione. 100 rana maschili, semifinale, e qui la notizia più bella della notte, in chiusura, la notizia che serviva anche per dare un po' di morale sia all'ambiente italiano e sia proprio a noi tifosi da casa. 100 rana maschili, Martinenghi, record italiano, ottimo, va in finale con il terzo tempo d'ingresso, ovviamente in finale sarà il favorito numero uno sarà Adam Piti, neanche a dirlo, c'è Arno Camminga, ma Martinenghi se la potrebbe veramente giocare alla grande, qui non ci sono discussioni che tengano, si punta al podio, punto e basta. Questa quindi il recap del nuoto di questa seconda giornata. Adesso le ultime gare che stanno svolgendo, le batterie con, come ho detto in precedenza, del 100 dorso maschile, Ceccone e Savioni, e poi la 4% stile maschile in cui è presente l'Italia, ovviamente. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, supportatemi iscrivendovi al canale, ditemi qui sotto nei commenti se vi ha fatto male, come se fosse stata una coltellata al cuore, l'eliminazione di Benedetta Pilato e ditemi la vostra sulla giornata del nuoto italiano e al prossimo video olimpico. Buon proseguimento a tutti!